Alessandro Tagliello, organizzatore del 17° torneo di calcetto di Via Grigento, con una grossa novità quest'anno. Ce lo vede scrivere questo torneo e qual è la novità? Sì, allora, questa è la 17° edizione del torneo, penso più tradizionale che c'è al campetto di Via Grigento, anche perché qua sono cresciuti intere generazioni, sono passati tantissimi bambini. È stato sempre un torneo ben organizzato, è stato sempre un torneo bel seguito da tutti i bambini, anche perché, come sapete, chi mi conosce, ho sempre condiviso la mia vita insieme ai bambini. Però quest'anno c'è una grandissima novità di cui ci tenevo in un modo particolare, la volevo intitolare soprattutto al Salvatore Urso, il presidente dell'Aido, che, come sapete, è venuto a mancare un po' di mesi fa. È stata una persona che mi ha aiutato tanto, è stata una persona che mi ha dato tanti consigli, mi ha aiutato a crescere e soprattutto è stata una persona che ha contribuito nella crescita di questo meraviglioso torneo che per la 17° edizione è stato sempre presente qua con me. Altra novità è l'introduzione come premio della Coppa Fair Play, che si collega sempre al nostro grande personaggio Salvatore Urso. Sì, ma questa è una bellissima iniziativa. La Coppa Fair Play rappresenta una coppa con una squadra modello in gambo, una squadra che si comporta bene, con educazione, e soprattutto noi quest'anno ci tenevamo in un modo particolare di mettere la Coppa Fair Play, che secondo me è la coppa che rappresenta più di tutti il senso dell'educazione per i bambini. Il torneo inizia stasera alle ore 20, la categoria è 2009-2010. Sì. Come è strutturato? Diciamo che la categoria è 2009-2010, le squadre partecipanti quest'anno sono 8, abbiamo avuto una crescita di 2 squadre in più rispetto all'anno scorso, questo significa che abbiamo lavorato bene, siamo felici di iniziare perché come sapete c'è stato un pochettino di difficoltà perché i bambini sono stati fermi con il Covid, la pandemia, e quindi c'è la voglia e il piacere di riniziare e dare la gioia e la felicità ai bambini di rimettersi in gioco e soprattutto ad esprimere la loro felicità in campo. Altre categorie prevista l'iscrizione ancora, se non sbaglio? Sì, ancora sono aperte le iscrizioni fino a 12 di luglio, ci saranno pure le categorie d'età libera, ci saranno le categorie 2006-2007 e pure la categoria 2008 e principalmente se riusciremo pure a fare la categoria 2011-2012, che è la categoria un pochettino più piccola, e avremmo il piacere naturalmente di inserire pure quella. Ritornando alla categoria 2009-2010 che inizia stasera, la finale quando è prevista? La finale è prevista per il giorno 8 di agosto, se tutto riesce alla perfezione per come abbiamo scritto nel comunicato e nel regolamento dei bambini. Abbiamo presentato pure i calendari oggi, abbiamo dato ai ragazzi. Sono qui con il presidente del gruppo comunale Aido di Favara, Giuseppe Vitello. 17° torneo di calcetto con una grossa novità. Quest'anno gli organizzatori hanno avuto l'idea di intitolarlo alla memoria del professor Salvatore Urso, grande presidente Aido. Che emozioni sta provando? Una grande emozione a sapere che è molto ricordato Salvatore Urso come lo ricordiamo noi. È una grossa perdita per noi, però si deve andare avanti e queste iniziative fanno sì da ricordarlo e portare avanti la sua attività e il suo credo che è in mezzo ai giovani. In mezzo ai giovani, essendo professore di educazione fisica, ha lasciato molti ragazzi formati. Questo è quello che vuole e questo è quello che faremo. Sono qui con Roberta Urso, figlia del nostro grande professore Salvatore. Mi permetto di introdurre io dicendo che ho avuto la grande fortuna di conoscerlo, è un grande personaggio. Poi, parlando con gli organizzatori, mi hanno detto che per loro è stato facile scegliere a chi intitolare per la prima volta questo torneo. Torneo che dopo 17 anni si chiamerà allo stesso modo Primo Memorial Salvatore Urso. Ti chiedo i tuoi pensieri e le tue emozioni.
Allora, buongiorno, io sono stata felicissima di accogliere la vostra richiesta. Veramente, quando mi è arrivata la chiamata, sono stata solo felice di poter continuare la memoria di papà. Papà era un grande sportivo, era un grande insegnante di educazione fisica, ha curato e cresciuto generazioni di ragazzi, avvicinandoli allo sport sano, ai valori dello sport, il fair play, la solidarietà e la solidarietà. Veramente grazie per aver potuto pensare a papà e continuare la sua memoria e quelli che erano i suoi valori della vita e di salvaguardare questa vita preziosa per tutti. Grazie di nuovo. Sono qui con due giocatori. Qual è il nome della vostra squadra che parteciperà al torneo? Barberia Giuseppe Pullar. Che emozione provate a partecipare a questo torneo che è la sua 17ª edizione? Un'emozione di amicizia, che giochiamo tutti insieme, e fra amici. E giochiamo contro altre squadre, contro qualcuno pure che non conosciamo. Parteciperete al 17° torneo di calcetto. Vi volete presentare? Qual è la vostra squadra e perché vi siete iscritti? Allora, la nostra squadra è Ideal Market e ci siamo iscritti perché è già da un paio di anni che facciamo il torneo e ci è sempre piaciuto. Ok, quindi vi piace confrontarvi con altri ragazzi della vostra età? Sì. Altri due protagonisti di questo torneo, vi volete presentare? La sì. Squadra come si chiama? Allora, io mi chiamo Francesco Marotta. E io Antonio Alba. E la nostra squadra si chiama Ferramenta Marotta. Perché vi siete iscritti? Perché abbiamo fatto questo torneo da alcuni anni e ci è sempre piaciuto. Quindi è una tradizione ormai? Sì. Ok. Vi presentate per questo torneo? Io mi chiamo Salvatore Vetro. Io Fabrizio Lattuca. E la nostra squadra si chiama AS Sicilia. È la prima volta che partecipate? No, io sì. Io la seconda volta. Quindi, ma la squadra, dico, è la prima volta o no? No, alcuni ci sono già stati. Ok, voi, diciamo, lui è un vecchio giocatore, tu invece sei un nuovo esordiente. Sì. Quindi la squadra ha già partecipato. Sì. Quindi avete voluto rifare questo torneo. Sì, perché è bellissimo, anche con bellissime partite. Ogni anno ho avuto sempre questa passione, soprattutto per il calcio, soprattutto per questo torneo. Prego, presentatevi. Io mi chiamo Michele Milioto. E io Giuseppe Simone. Squadra, come si chiama? Cipiricambe. Cipiricambe. Ok. Siamo una squadra che partecipiamo da molti anni perché ci piace questo torneo. Noi ci mettiamo tanta grinta soprattutto per far contento lo sponsor e anche i genitori, a dargli l'orgoglio. Ma soprattutto per voi, perché sì, vi piace per divertirvi. E soprattutto okay. Pure per il mister Taiella che ci dà tante emozioni. Eccoci qua con altri due rappresentanti di un'altra squadra iscritta a questo torneo. Vi volete presentare? Sì. Io mi chiamo Carmelo Saieva. E io sono Eugenio Scutella. La squadra? I Cambi Lindici Cifara. È la prima volta che partecipate o...? No, già abbiamo partecipato diversi anni. Ok. Buongiorno. Buongiorno. Presentatevi. Alex Matino. Alex Matino. Gabriella Messinese. La squadra? FC1. È la prima volta che partecipate? Sì. Per loro sì, io ho fatto l'anno scorso con un'altra squadra. Con un'altra squadra, ok. Quindi questa, la squadra, è una squadra esordiente, diciamo. Sì. In bocca al lupo. Grazie.